padre tedesco, architetto del Bauhaus, fuggito dalla Germania nazista, e figlio di una signora, della mamma nata in Palestina, di origine russa, partecipa alla guerra del Kippur del 73, lui è classe 50, quindi ha 64 anni oggi, e nel corso della quale appunto sopravvive anche a questo abbattimento dell'elicottero e durante i voli in elicottero perfeziona le qualità delle sue riprese anche in Super 8, e da lì poi nasce questa straordinaria carriera che l'ha portato, come abbiamo detto, a raccontare anche quei luoghi. Proprio anche quest'ultimo produzione, Anna Arabia, di cui tratteremo tra poco, racconta sempre di dei luoghi. Prima di parlare di quei luoghi, vorrei chiedere ad Amos, innanzitutto, se nell'arco dei suoi incontri e dei premi che ha ottenuto anche a livello internazionale, essendo la prima volta che si trova qui nell'isola Ischia, che cosa pensa di un festival che riconosce le location cinematografiche e incentiva anche attraverso l'occhio del cinema quello che è il turismo, che è il petrolio vero, per esempio, dell'Italia? So I'm very honored, and it's a good occasion first to thank Michelangelo Messina and Annie for inviting me. I think they respected strictly the laws of the Shabbat, because we start our conversation after sunset. So I think we are completely kosher to have a real dialogue. È un grande onore essere qui. Ringrazio innanzitutto Michelangelo Messina ed Annie per avermi invitato. E beh, in effetti vorrei cominciare con una nota sull'organizzazione che è perfettamente in linea con i dettami ebraici, con la legge dello Shabbat. Siamo, per così dire, kosher, quindi l'organizzazione risponde quindi ai criteri di purezza tipici della perché legge. Perché abbiamo iniziato dopo, e dopo il tramonto, esattamente. So with Rivka we arrived here yesterday, we had the occasion to see the beauty of the island. And anyway, I like a lot this country, I like a lot Italy. I've done theater work in Sicily, in Gibellina, and then the opening of the Venice Biennale 20 years ago with Achille Bonitoliva. So I think it's there is something in the cultures which is very much inspired. And so when you see this beautiful Daniel, to go back to your question, when you see these beautiful sights, there is something in this Mediterranean here on the east coast, on the west coast of Italy, the same sea which is touching by the city I was born, Haifa, Tel Aviv, and I think there is a common element of landscape, of light, of this kind of very warm color of the light, so I think it's very inspiring. Sono arrivato qui a Ischia ieri con mia moglie Rivka e in effetti è stata confermata l'impressione che ho già da tempo dell'Italia, un paese che amo molto, in particolare queste zone. Sono stato in passato già in Sicilia, a Gibellina, e sono stato per la prima volta al Festival di Venezia ben 20 anni fa, dove ho conosciuto Achille Bonitoliva. In effetti, quando si vede la luce, la bellezza della luce, i colori di questi luoghi, posso dire che ha qualcosa in comune con il nostro comune retaggio, con le tradizioni del Mediterraneo, qui il Mediterraneo occidentale, che è molto simile per certi versi a Haifa, la città da cui provengo, oppure a Tel Aviv, a tutto nel Mediterraneo, Medio Oriente. Nell'arco della sua produzione con le pellicole come Esther, Berlino, Gerusalemme, lo spirito dell'esilio, il Golem, ecco, l'esilio è stato un tema forte, rappresentato più volte. Oggi lui vive in Francia, in un paese che proprio nelle recenti elezioni europee ha espresso un dissenso netto in chiave anti-europeista con l'ascesa di un partito come quello di Marine Le Pen, un partito, dobbiamo dire, di chiara connotazione estremista. Lui in questo senso si sente un ebreo in esilio in Francia, oppure si sente invece un cittadino a tutto tondo ovunque viva? E come vede anche questa situazione creatasi in Europa con un occhio invece di chi vive al di fuori dell'Europa?
It's a long story, but you know, Italy is the first country outside Israel that I ever visited. When I was 13, my mother, that you mentioned, was born in Israel, decided to take me to a journey with a boat. And actually the first city that this boat, which left Haifa, stopped was Naples. So this is a strong culture, and I visited Italy many times. But to go back to your question, would you like to translate? Yes, okay. Beh, in effetti è una lunga storia. L'Italia è il primo paese che ho visitato al di fuori dell'Israele. Avevo solo 13 anni quando mia madre, che come lei ha detto era nata in Palestina, ha deciso di portarmi in viaggio, un viaggio in barca in Italia appunto, e in barca, o meglio in nave probabilmente, da Haifa. Siamo sbarcati direttamente a Napoli e quindi in effetti i legami culturali sono molto forti. Adesso proseguo. And then we went to Rome. And this was very impressive when we saw the Ark of Titus in the Forum Romanum in Rome, that the Romans, 2,000 years ago, decided to make an Ark on the victory on the destruction of Jerusalem. Well, why is it interesting? Because Jerusalem was not an important city in the ancient world. There is no Ark to celebrate the victories over the German tribes or over the Gallic. But there is an ark to symbolize the destruction of Jerusalem and the first Jewish slaves, which were brought by boats from Israel, from Palestine, to Rome, had to march through this gate 2,000 years ago. And I think it's the first Jewish communities in the European diaspora, which came 2,000 years ago. For me, and I will let Giuliano translate, it means that ideas are strong, because the Romans decided to celebrate to themselves a victory on an idea. Jerusalem was not important, it's a small country, small city, but they considered that crushing an opposing idea deserved an Arc de Triomphe. You know? And I still believe that ideas are strong, and this is really the work that I do as a filmmaker. Quindi in questo primo viaggio in Italia, una delle prime città che ho visitato è stata Roma. Ovviamente sono stato molto colpito dal vedere l'Arco di Tito nel Foro Romano. L'Arco di Tito, come tutti sanno, è stato creato circa 2000 anni fa per celebrare la distruzione di Gerusalemme. Va detto comunque che Gerusalemme a quell'epoca non era una città di grande importanza strategica, e quindi c'è da interrogarsi sul motivo per cui i romani vollero festeggiare in maniera così evidente la loro vittoria. Si tratta probabilmente di un'idea molto forte. Io sono convinto che le idee nascono da lontano e sono molto forti e durano a lungo, ed è probabilmente l'idea di aver sconfitto un mondo così diverso che ha portato i romani a voler celebrare una sorta di arco, a creare un arco di trionfo attraverso il quale poi sono dovuti passare anche i primi schiavi ebrei catturati che appunto da Haifa sono arrivati a Roma nelle galere e sono stati costretti a marciare attraverso quest'arco. Quindi io, il tema delle idee è un tema che mi affascina molto ed è su questo che mi concentro anche nei miei film. Tutta la mia opera è dedicata a questo. You're really heroic, Giuliana. Thank you. Bravo. So, you know, it's always a Jewish way of telling the story is over very circular, so I will get back to your question. Noi ebrei in genere raccontiamo le storie in maniera circolare, quindi tornerò comunque in qualche modo alla lontana, prendendo una tangente alla tua domanda. Bene. So, let's speak about today, right? Yeah. I think that, the resurgence of, 20 years ago in Naples, I did a film about the election campaign of Bassolino and Alessandra Mussolini. This was an interesting project, which was asked by your colleague at the RAI. They asked me to make a film. Because in a way, I saw in a very big poster at the headquarters of the MSE, of the Duce.
meaning that the ombre, the shadows of this period, which is not so far, it's 60, 70 years ago, are still very strong in Europe of today. 20 anni fa a Napoli ho girato un film, un documentario che riguardava le elezioni di quel periodo, le elezioni di Bassolino e anche la presenza di Alessandro Mussolini. Sono stati i tuoi colleghi della RAI a chiedermi di realizzare questo documentario e ciò che mi ha colpito in particolare a Roma è che entrando nella sede dell'MSI, del partito, ho notato un grande poster, inneggiante con la figura proprio di Benito Mussolini. Questo significa che anche se si tratta di un fenomeno passato, comunque non è tanto lontano, visto che sono passati soltanto 60-70 anni, è comunque qualcosa che è ancora presente o va analizzato. So it means that Europe, which managed after two big, you know that today all of Europe indicates the beginning of the First World War. 28th of June 1914, we're exactly 100 years today from the opening of the First World War. So these two big world wars really managed to burn the entire continent, you know, to tens of millions of dead and wounded and the destruction of the entire continent, only to reach a simple understanding that people can disagree, they just don't need to kill, you know. And in spite of that, you're right, there is a resurgence of authoritarian right-wing movements. In questi giorni stiamo ricordando il centenario dall'inizio della Prima Guerra Mondiale, lo scoppio che è appunto avvenuto il 28 giugno del 1914. In effetti, cosa ha imparato l'Europa da queste due guerre che hanno messo a ferro e fuoco il continente, che hanno causato la morte di centinaia di migliaia o milioni di persone? Abbiamo imparato forse che le opinioni possono divergere, che possiamo essere di parere opposto, ma non per questo bisogna necessariamente incominciare una guerra. Però in effetti hai ragione, stiamo assistendo in questo momento a un riemergere di alcuni semi, di rigurgiti esattamente. Proprio dal confronto delle idee, allora, parliamo di quest'ultima produzione, Anarabia, un unico piano sequenza, abbiamo detto, della durata di 81 minuti, racconta con grande intensità proprio l'identità culturale, questo confronto di due mondi, di due realtà, di due culture e di due memorie, come abbiamo detto, che si vorrebbero opposte. Qual è il messaggio che lei vuole, che tu vuoi mandare, che vuoi lanciare attraverso questa ennesima testimonianza che ci propone? No, it's continuing what we just said. You know, the idea for me is to install seven protagonists, Israelis, Palestinians, women, men, who have different stories. And they are really different. It's continuing what I just said. The only thing is that I don't wish myself, as a citizen of this region, to cut the relations between Jews and Arabs. So if I translate this sentence that I don't want to cut to my language as a filmmaker, I don't cut. So you have one shot of 81 minutes. Sì, in effetti il film riguarda sette personaggi principali, sette protagonisti, uomini, donne, persone di diversa origine, israeliani e palestinesi soprattutto. Il mio atteggiamento è quello di non voler tagliare, per così dire, né tagliare i ponti con la mia cultura di origine, né voler effettuare proprio dei tagli da regista sulla pellicola, ed è per questo che si tratta di un'unica sequenza, di un unico piano sequenza. And I think that, you know, in this region, which is really suffering now, there is a lot of suffering every day, we see. The rivalry parties founded media, television, is very good to send intoxicating images. So the media become an instrument of war. I think that in these circumstances, the only thing that we filmmakers can do is to do the opposite, is actually to install a series of contradictions by narratives, by stories, and to speak about the other option, about friendship, about coexistence,
We also have to go out from the angelic images of each side, you know. Reality is a mixture of broken angelism, and when you make peace which will be always imperfect, but it's better than killing, you know. La situazione in Israele e Palestina è caratterizzata da un forte tasso di sofferenza, naturalmente, e i media, in particolare la televisione, contribuiscono a fornire delle immagini che fomentano le discordie. Quello che ci resta da fare come filmmaker, come registi, è quello di fornire degli spunti diversi, ovvero concentrarci magari sull'amicizia, sulla partecipazione, sullo scambio. Tutto questo tenendo però ben presente, ben in mente che bisogna allontanare la propria idea, il proprio stereotipo idealizzato della propria posizione, della propria società. Parlo di angeli caduti, cioè nessuno di noi è un angelo, nessuno di noi non si è mai macchiato le mani, ed è questo che va sottolineato. Possiamo soltanto contribuire fornendo immagini positive, ma abbandonando appunto l'idealizzazione di noi stessi. I destini degli ebrei e degli arabi non saranno mai recisi né separati, perché sono intrecciati e devono trovare anche in modo pacifico un modo di coesistenza, una forma attraverso cui vivere la propria vita in maniera il più possibile pacifica, perché si possano rafforzare le identità reciproche, stimolare e non soltanto mantenere questo stato di conflitto che dura ormai da troppi anni. Ciò premesso, lei sente di poter essere ottimista, conoscendo dal profondo la situazione anche israelo-palestinese, oppure, dato l'attualità anche politica, non prevede nulla di buono per il futuro? You know, when you're in the middle of a conflict, you have to be optimistic. Because if you'll be pessimistic, you will be nihilist. So optimism is something you have to inject into what you see around, because it's the only energy that can maybe change. So we have to hope. Quando sei nel bel mezzo di un conflitto ci resta soltanto da essere ottimisti, perché l'alternativa sarebbe cedere al pessimismo, al nichilismo addirittura. Quindi quello che possiamo fare è trasmettere un messaggio di ottimismo e speranza. Lei si sente maggiormente apprezzato al di fuori dei confini di Israele, o anche con quella critica che più volte l'ha aspramente e severamente redarguita? It's not bad, I'm invited to Ischia, you know. Non è male se questo mi porta a Ischia, ad esempio, qui. È un'ottima risposta. Qual è il messaggio in conclusione? Lei ha un bellissimo nipotino, Naomi, e due bei figli, Karen e Ben. Qual è il messaggio che instilla loro, che lascia loro ogni giorno, e che cosa vorrebbe che trovasse suo nipote? No, I think they should, and they are really good people, and they have to shape their vision, and I'm sure they will, and also enjoy. Ma in effetti sono già di per sé persone in gamba, e sono loro, tocca a loro poi forgiare il loro futuro, la loro visione, e anche magari divertirsi nel cammino. Ecco, in conclusione, Amos, quali sono gli aspetti che ancora non sono stati scoperti di quella realtà che tu hai tante volte descritto nelle tue pellicole? Cosa resta ancora celato in quello scrigno di memoria e di ricchezze di Israele e della Palestina? You know, I'm just an architect, you know. I never spent one hour in a film school. I only studied architecture, and I collected degrees in architecture. I'm a diploma architect from the Technion, and then I got a PhD in architecture from Berkeley, and then I decided that I have enough papers from the academia and I will make films. So I'm very happy to be in Ischia because of also the beauty of the architecture and the site, and
Each time I look at my own country, which is basically I make films for two reasons originally, or that I'm very moved by something, or that I'm very pissed off by something. These two emotions can send me to make a film. And I think there are still things which move me, still things which disturb me, and there are good reasons to make cinema. It's a way, we filmmakers, we don't have any real power, you know. We're not politicians, we have a symbolic power, but this is good to start somewhere. Io in realtà sono soltanto un architetto, mi sono laureato all'Università al Technion e poi ho fatto il mio dottorato a Berkeley negli Stati Uniti e in effetti soltanto dopo ho deciso di dedicarmi ai film. Non ho mai frequentato nemmeno per un giorno una scuola di cinema, ma ho soltanto questo passato, questa di architetto che mi ha aiutato. Anche qui questo è un motivo per cui sono molto felice di essere a Ischia, il fatto che qui l'architettura è meravigliosa, questi panorami, questi scorci che si intravedono sono splendidi per un architetto. I due motivi principali per cui mi dedico al cinema sono due, o perché sono colpito, scusate la voce, perché sono molto colpito da qualcosa, sono commosso, toccato, emozionato da qualcosa, quindi qualcosa di positivo, oppure perché sono davvero infastidito per qualche motivo. E credo che esistono tuttora ed esisteranno ancora in futuro tante cose che continueranno a colpirmi, emozionarmi, sia in positivo che in negativo, ed è per questo che non smetterò di fare cinema. E questo allora è il messaggio che promana e che lancia Amos Gitai per questa serata inaugurale della 12ª edizione dell'Ischia Film Festival. Io ringrazio molto Amos Gitai per essere stato con noi questa sera, ringrazio voi, ringrazio Giuliano per la traduzione. Prego Michelangelo Messina di raggiungerci allora qui sul palco per il conferimento di questo premio, l'Ischia Film Festival Award. Grazie, grazie soprattutto a Daniel Della Seta per la sua professionalità, per aver brillantemente introdotto il nostro ospite d'onore principale. Io pregherei gentilmente a Amos e a Giuliana di sedersi un attimino perché abbiamo un piccolo clip di omaggio, se gentilmente ci mettiamo un attimo da parte. Prima di premiarlo pregherei la regia di mandare questo piccolo omaggio al nostro illustre ospite di quest'anno per poi premiarlo.
Maria Giulia. Zeus. Take it to a long journey. And you can laugh. C'est un poème sur les gens, ce qu'ils croient et ce qu'ils veulent et ce qu'ils croient vouloir. Même si peu nombreuses sont les choses sur cette terre qui méritent notre intérêt. Et c'est un poème sur ce que les hommes font, car ce qu'ils font est plus important que ce qu'ils n'ont pas fait. Et c'est un poème sur les êtres humains, sur ce qu'ils ressentent dans la nuit bleue, qui chantent l'hymne des caravanes et comment ils goûtent au sable dans l'avion en flammes qui s'abat en sifflant comme un chant de deuil ardent. Et pour finir, ce sont des poèmes de guerre écrits sur un bureau alors qu'elle fait rage sans pitié. Questo era l'omaggio che l'Ischia Film Festival ha dedicato ad Amos Gitai. Le ultime note sono quelle dell'inno di Israele, Atikva, la speranza, proprio la speranza che anima anche non solo questi grandi personaggi di cultura, ma noi tutti, perché come avete visto da quelle immagini vengono davvero i brividi per chi frequenta Gerusalemme, Roma, città dove si respira la storia e dove si spera che vi si possa recare sempre, magari in una condizione sempre più di tranquillità e senza purtroppo questi conflitti che ogni tanto insanguinano anche quella terra, ma non solo quella terra. Allora, Michelangelo, a te la parola per invitare i nostri ospiti e dare il giusto conferimento al nostro Amos. Grazie, vorrei ringraziare soprattutto anche Maria Di Razza per il contributo video che abbiamo appena visto. Pregherei pertanto l'assessore al turismo e spettacolo del Comune di Ischia, Giosuè Mazzella, di accomodarsi qui sul palco con noi per celebrare questo momento che consuma soddisfazione da parte mia, ma anche da parte di tutta l'organizzazione, quest'anno nella scelta di premiare Amos Gitai per il suo lavoro, ma soprattutto perché personalmente sposa in pieno le tematiche di questo festival che vuole sensibilizzare soprattutto sull'identità culturale, e attraverso i suoi film credo che questo grande regista che oggi ci onora della sua presenza veramente racconta l'identità culturale di un territorio. Fino a quando noi non scopriremo la nostra vera identità, secondo me non ci sarà pace nel mondo, che ognuno rispetti la sua. Questo è il nostro messaggio di pace, e questa sera noi vogliamo premiare Amos Gitai
pregherei Aurora di portarci il premio e all'assessore Giosuè Mazzella di consegnare questo Ischia Film Award alla Galleria Amos Gitai, che è il simbolo di Ischia, il castello aragonese. Thank you very much. We are very happy to have you here. And, e come ben saprà Amos Gitai, con questo award lui entra nell'albo d'oro e nel comitato d'onore permanente del festival, così ci auguriamo di averlo fra qualche anno come presidente di edizione, che quest'anno è Pupi Avati. Noi vogliamo omaggiarti con un altro riconoscimento che ci viene dato ogni anno dall'onorevole Giorgio Napolitano, il presidente della Repubblica, che aderisce all'iniziativa con una sua targa di bronzo personale, e quest'anno questa targa di bronzo del Presidente della Repubblica abbiamo concordato di darla, insomma, a Amos Gitai. Pertanto due premi, due alti riconoscimenti anche da parte dello Stato italiano. Michelangelo and Cecilia, I'm very touched, very moved, and thank you for this great evening and for this great honor. And on behalf of Rivka and me, we're very, very moved by your, you know, inviting us and spending the evening. Thank you very much. Thank you. Io molto brevemente porto i saluti chiaramente di tutta l'amministrazione di Ischia, del sindaco in testa. E vorrei dire una parola a Michelangelo, che in uno scenario ovviamente incantevole ormai da tanti anni ci regala queste emozioni, e credo che sia la parola giusta per questa sera e per tutte le sere che tu ci allieterai da oggi in avanti. La parola è emozione, perché siamo tutti emozionati nel partecipare nel maestro Amos Gitai, che anche lui ovviamente con i suoi film ci regala tante emozioni e ci mettono nella condizione di apprendere tante cose molto interessanti, per cui è molto profondo quello che noi avvertiamo, e la ringraziamo ovviamente della sua presenza questa sera. Mi piace dire sempre, a mani nude, tu ed Eni riuscite ogni anno a deliziarci, naturalmente con la presenza, con presenze importanti, importantissime quest'anno, per cui naturalmente non soltanto a nome dell'amministrazione di Ischia ma di tutta l'isola noi ti ringraziamo, perché tu ci dai tanto e noi dovremmo forse dare qualcosa di più a te, e ci impegneremo per farlo. Grazie a te. I know that you have only two hands, and io voglio ringraziare. Thank you, Giuliano, for your wonderful translation. If you can give that to Giuliano, because I have another gift. Abbiamo un altro omaggio che vogliamo dare a Amos Gitai. Ringrazio Benedetto Valentino, il Valentino editore, Elio Valentino, che ci concedono questo Ischia e il cinema, che è una bellissima raccolta di 50 anni di cinema ad Ischia, che vorremmo omaggiarti, so che you can know a little bit the story of our island throughout the movies. Thank you again. Grazie a tutti e buona visione, buon proseguimento con Anna Arabia. And thank you very much, and also I want to thank, because we always, you know, cinema is a collaborative art. We deserve all these honors, but it's also thanks to these seven wonderful protagonists, men and women, Jews and Arabs, who played together in the film that you will see now. So it's an occasion to, they're not here, but I would like to thank them. Thank you. Il cinema è un'arte collaborativa, per cui desidero ringraziare soprattutto i sette attori che non sono qui questa sera, ma sono con noi comunque nello spirito. Sono i sette attori israeliani e palestinesi, uomini e donne, che ci hanno permesso di realizzare questo film. Grazie a voi, sono ancora emozionato e felice di essere qua. Grazie.